Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Prima di incominciare col video vi ricordo come sempre di iscrivervi se non l'avete già fatto, attivare la campanella che si trova qua sotto. Allora, oggi sono un po' emozionata e preoccupata allo stesso tempo perché andrò a fare la mia prima challenge. E quale challenge migliore della challenge senza pennelli e quindi mi trucco con le dita delle mani? C'ho già l'ansia. Allora, tra l'altro, siccome non voglio barare e magari, tipo, non so, fare come al solito che spezzetto il video, il montaggio, praticamente le parti del montaggio per farvi vedere che non vado in corso, cioè non vado in aiuto di pennelle e cose del genere, la metterò velocizzata. Prepariamoci. Mi metto come sempre la mia fascetta per i capelli. Eccoci qua. Allora, incominciamo dal burro cacao, almeno questo so farlo, quindi tutto senza pennelli. Ho deciso di non andare neanche ad applicare così, cioè neanche il mascara, il rossetto, cioè andrò proprio col dito a farlo, quindi proprio. Questo qua è quello della Yves Rocher. Ok. Allora, incominciamo proprio con una cosa facilissima perché la stendo sempre con le dita ed è la BB Cream e sapete che io uso questa della Sien che è della Light, cioè già è chiaro, in più c'è la luce, non vedo una ceppa. Allora, la scaldo un pochino. Tra l'altro volevo dirvi che stavo riguardando un mio video che mi aveva un po' lasciato perplessa, che avevo messo di recente, ed era il make-up, quello mi sembra dei sette peccati capitali, la ciglia che io tra l'altro non volevo pubblicare perché non mi piaceva, invece a voi è piaciuto tantissimo. E la cosa che mi dispiace è che mentre stavo facendo quel make-up ero completamente, cioè io ero piegata così, che mi truccavo e non si vedeva niente di quello che facevo, cioè mi è dispiaciuto tantissimo. Ho visto l'ultimo video del primer che non è andato molto, mi è un po' dispiaciuto, però cioè, ho deciso di continuare lo stesso con quella tipologia, cioè anche se comunque non ho mai fatto nessuna scuola, però mi piacerebbe tantissimo, cioè non è mai tardi per ritornare a scuola. E per farvi vedere appunto come fare il contouring, le sopracciglia, queste cose qui, e penso di continuare a farli lo stesso questo video. Vabbè, andiamo avanti. Ok, adesso correttore e io uso questo della Deborah, il numero 01 del Deborah Milano 24 ore Perfect. Senti, ma alla fine questo non è un pennello, quindi lo applico così. Angoli del naso e vari brufoli che mi sono spuntati, tipo Billo. Tra l'altro i brufoli che mi spuntano li chiamo tutti quanti Billo, non so perché. E vado con l'anulare a picchiettare qua. La cosa più difficile secondo me di questa challenge è che tipo tra una cosa e l'altra non devi andare a pulirti le dita. Quindi cioè avrai le mani, le dita piene di fondotinta e queste cose qui in più devi coprire le varie cose. E vado. E ora, cipria, mi sto chiedendo come fare. Dovrò fare un po' l'effetto cotoletta. Cioè, vabbè, io uso la Sephora in colore, come sempre. È una sensazione un po' strana. Come rovinare una cipria, perché ovviamente adesso la cipria è sporca di fondotinta, ma vabbè.
Allora, incominciamo con il primer occhi. Io uso questo qua della Anika. Poi oggi vado ad utilizzare la palette questa qua della Essence, The Nude Edition, e penso di fare un trucco, cioè proprio mi voglio molto male, con gli ultimi due colori, che sono questi qua, questo che è color caramello, bellissimo, e questo che è color cioccolato. Allora, e lo vado a mettere anche un po' qua nell'angolo dell'occhio. La cosa impossibile è mettersi il colore nell'angolo dell'occhio senza ciecarsi. Ok, e adesso vado a prendere. Oddio, aspettate. Vado a prendere questo marrone per fare una specie di sfumatura. Mi viene già da ridere. Allora, cioè, ragazze, non pensavo che era così difficile. Sto cercando di migliorare la situazione con questo colore qua, il primo, il color panna. Vediamo se ci riesco. Ok, e adesso vado a metterlo anche qua sotto nella seconda metà. Come faccio? Con la punta.
Ora dovrei mettere l'eyeliner, però come faccio? Non c'ho le unghie, come posso fare? Ma l'eyeliner è contato come pennello? Non lo so. No, siccome non voglio barare, l'eyeliner non lo metto. Metto il mascara. Allora, guardate che colpo di genio mi è venuto per il mascara. Al contrario, incomincio a parlare di colpo di genio e prendo il mascara al contrario. Perché alla fine lo scovolino è un pennello. Quindi. Questo è il L'Oreal della Bambi. È il Bambi della L'Oreal, volevo dire. Va bene, ora cosa mi manda il la metto la matita occhi. Sì. Questa almeno una matita posso metterla tranquillamente. Con la matita occhi già cambia un po' il risultato. Adesso devo mettere il blush. Sì, il blush, la terra, quindi vado a fare il contouring e voglio fare il contouring anche al naso, quindi allora, io direi. Ora blush. Ah, tra l'altro, allora la matita occhi ho messo quella della Sephora numero 01, di terra ho messo la Hoola della Benefit e di blush ho messo il Dandelion sempre della Benefit. No, ragazzi, meno male che si è asciugato perché mi stavo spalmando il dito sporco di mascara, cioè guardate come sono conciata. E vabbè. Metto anche un po' di illuminante. Metto il primo, questo qua della Revolution. Ragazzi, comunque è veramente molto difficile. E poi rossetto, metto questo color tipo violetto della Deborah, che è il numero 14. Anche questo lo metto con le dita.
Ho paura di utilizzare qualsiasi dita per pulirmi perché sono praticamente così. Però dai, diciamo che va bene tutto sommato. Ditemi voi cosa ne pensate. Se va bene oppure no. Tolgo la fascia sperando di non sporcarla. Ragazze, per ora il momento è tutto da me e le mie mani zozze. Vi mando un grosso bacio e tra l'altro non so se devo sfidare qualcuno, dato che è una sfida, è una challenge. Se devo sfidare qualcuno, sfido Deborah Stopazzolo. Ti voglio tanto bene, Deborah. Martinella Makeup. Poi chi posso sfidare? Masha e Beauty. E Beautiful Mary 78. Simo Home 74 e poi vabbè chi vuole farlo lo faccia. Per il momento vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un altro video. Ciao!